ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come vedete, abbiamo le lucine sullo sfondo, quindi questo vuol dire soltanto una cosa, che è iniziato dicembre, quindi siamo già nel periodo natalizio. Sì. Spero di riuscire a mantenere durante questo periodo una programmazione un po' più intensa sul canale, iniziando proprio da lunedì scorso, perché avete già visto il vlog, se tutto va bene, nei primi giorni di... primo vlog, ma se dei primi 3 giorni di dicembre. Bene, invece oggi di cosa parliamo? Parliamo di haul, parliamo di acquisti, perché nell'ultimo periodo ho speso troppo in prodotti, beauty principalmente e make-up principalmente. Quindi così, un video un po' frivolo, un po' inutile per farvi vedere le ultime cosine che ho acquistato. Non ho acquistato tantissime robe, soprattutto non ho speso tantissimo, però ecco, mi faceva piacere condividerlo con voi, anche perché per la mia politica dell'anti-abbigliamento fast fashion non sto comprando niente di abbigliamento e quindi in qualcosa dovrò pur spendere. No vabbè, però ecco, qualche capriccio ogni tanto tocca levarselo, se no uno non è contento, se no uno non è una donna frivola soprattutto. Allora, iniziamo. Prime due cosine che vi mostro sono due acquisti che ho fatto a Milano. Di uno vi ho già parlato, quindi sarò molto sbrigativa. Ho acquistato infatti un MAC lipstick matte e ho preso la colorazione Mer. Mi sono tenuta la scatolina da farvelo vedere, così era un pochino più serio, un po' più impostato. Ve l'ho già fatto vedere nel video dei preferiti del mese di novembre, perché l'ho utilizzato tantissimo, mi piace tantissimo questo rossetto. Ho fatto veramente un ottimo acquisto e tra l'altro è quello che indosso oggi. Ed è questo rossetto qui, che insomma conoscerete più o meno tutte, è un rosa nude, che su di me è abbastanza rosa, non è troppo caldo e quindi non mi dispiace per niente. Bello, lo adoro poi i rossetti della MAC. Altro acquisto che ho fatto è, si tratta di questo kit, questo lo vendono da Sephora, nelle Sephora un pochino più fornite sono arrivati i prodotti di Becca. Io veramente non li avevo mai visti prima di andare a Milano, perché non sono così un'abitué di Sephora. Poi ho visto tutto lo stand Becca, mi piace tantissimo, hanno dei prodotti veramente molto 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 belli, però ecco, anche molto molto costosi. Poi alla vicino alla cassa sono riuscita a trovare questo kit qui di illuminanti, che con un prezzo comunque vantaggiosissimo mi permette di portarvi a casa due dei prodotti must have del marchio. Infatti in un'unica confezione avete i due illuminanti opal, quindi nella stessa colorazione, in polvere e in crema. Sono due mini taglie, però per l'uso che comunque penso che ognuno di noi fa di illuminante, secondo me le mini taglie sono più che perfette, perché ecco, a meno che no, tutti i giorni non vi attaccate un quintale di opal sulla faccia, penso che siano sufficienti. Allora, quello in polvere penso che lo conosciate tutte, perché è uno degli illuminanti che va più di moda in questo periodo. È un illuminante oro, sottotono parecchio, direi caldo, oro caldo, bellissimo, perché non è per niente polveroso, è proprio un finish molto molto satinato, la polvere è molto sottile e non ha i brillantini, ma è soltanto appunto satinato, ma spara tantissimo, vedete? Non so se si può notare, e comunque l'ho sfumato sulla mano, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E insieme a lui c'era anche la mini taglia dell'Opal in formulazione liquida, che sicuramente è più utile per tutti i giorni, per chi appunto di giorno non vuole un effetto illuminante troppo eccessivo. Anche questo, diciamo, la colorazione è veramente molto simile, è un pochino più discreto rispetto a quello in polvere. E comunque per 20 euro questi due prodotti, secondo me, rispetto all'illuminante, rispetto ai prodotti full size che hanno un prezzo veramente proibitivo, per questi due è più che fattibile. Poi ho fatto un ordine online, ho fatto un ordine da Look Fantastic, che è un sito che se non conoscete vi consiglio di andare a spizzare e guardarvi un pochino, perché è veramente molto 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 interessante. Infatti ha come nel catalogo tantissimi marchi super conosciuti, super famosi, e che magari sì, è un po' più difficile riuscire a reperire nei negozi fisici. Comunque i prezzi sono più o meno quelli standard, forse risparmiate anche qualcosina, e tra l'altro le spese di spedizione costano pochissimo. Il pacco viene spedito in pochissimi giorni, perché dice 5 giorni lavorativi, ma io sinceramente l'ho ricevuto in meno di 5 giorni lavorativi qui a Roma. Non so se poi magari abitate in posti un pochino più lontani dalle metropoli, però penso che sia abbastanza veloce la spedizione, e i costi di spedizione costano 3,95 euro sotto i 20 euro, che comunque è una cifra che raggiungete abbastanza facilmente, e comunque 4 euro si può fare, poi il pacco è tracciato, e sopra i 20 euro sono assolutamente gratuite. Io ho preso 3 cose, una cosa l'ho data a mio papà, cioè era per lui, perché per raggiungere i 20 euro ecco, mancavano pochi spicci, e io ho preso 2 cose per me. Prima cosa, io sono veramente caduta dal pero, perché ancora non avevo provato una spugnetta Real Techniques
realtà non ho neanche provato una beauty blender, però il prezzo della beauty blender è tanto alto per i miei standard, io non penso di volerlo spendere. Invece la Real Techniques lì sul sito costa 8 euro circa, quindi abbordabilissimo, e sono stata contentissima perché da quando ce l'ho, infatti vedete tutta sporca, la sto utilizzando tutte le mattine e ci faccio tutto, stendo il fondotinta, stendo il correttore nel contorno occhi, stendo l'illuminante in crema di becca, e veramente l'effetto è naturale, mi piace proprio tanto tanto tanto. Altro acquisto che è stato la causa dell'ordine è un siero per il viso, quindi è più o meno l'unico acquisto beauty e non make up che vedrete oggi. Infatti su Lookfantastic rivendono anche The Ordinary, che è questo marchio che la cui politica mi piace tanto perché ha tutta una serie di prodotti comunque che contengono principi attivi abbastanza importanti, comunque interessanti, ottimi, però allo stesso tempo, limitando al minimo la confezione, riesce a mantenere i prezzi bassissimi, quindi un siero per il viso lo pagate dai 10 euro in su, che comunque è poco per un siero per il viso. Io ho deciso di prendere, e le creme ancora meno, io ho deciso di prendere questo qui che è la Ascorbyl Glucoside Solution al 12%, che non è altro che un siero per il viso alla vitamina C concentrata al 12%. Si parla continuamente di vitamina C, sì, ultimamente, tra il prodotto di Clinique, il prodotto di Diego della Palma, quindi ero molto incuriosita. Si dice che ha queste proprietà fantastiche per illuminare il viso, per levare le macchioline, quindi niente, alla fine ho visto che comunque il prezzo di questo prodotto era decisamente abbordabile, quindi ho deciso di fare quest'ordine. Non è altro appunto che un siero per il viso, vedete la confezione è veramente standard, sembra un prodotto da farmacia, però allo stesso tempo la confezione è diciamo scherma ai raggi UV. In questo modo comunque non si degrada molto velocemente la vitamina C, che invece è un prodotto abbastanza che si ossida abbastanza facilmente, quindi da questo punto di vista ottimo. Poi il resto della confezione è proprio, cioè, proprio misera, però va benissimo, cioè piuttosto preferisco non pagare la confezione di un prodotto ma la qualità del prodotto. Lo sto utilizzando già da una settimanella e mezzo e mi sto trovando benissimo, anche perché come vi dicevo sulle stories di Instagram, la mia pelle nell'ultimo periodo non sta benissimo benissimo perché ho smesso da poco l'anticoncezionale, vari problemi ormonali a palla, e quindi sto avendo tutta una serie di brufolini. Questo non è contro i brufolini, ma è contro le macchie. Io sono una che si schiaccia tutto, quindi mi rimangono tutte macchiette e spero veramente che riesca a levarmele, se no ritornerò alla mia bava di lumaca. Acquisti del Black Friday: in realtà non ho acquistato soltanto questo, ma ho ordinato anche su Amazon la lampada per il semipermanente per le unghie, che mi dovrebbe arrivare proprio oggi, e però appunto non me la mostro, ma non è niente di che. Ho preso quella ai raggi, quella UV, speriamo funzioni, poi comprerò anche tutto il resto. Intanto ho preso la lampada perché l'ho pagata veramente poco, 20 euro, che secondo me è un affarone. Però sono stata anche da Kiko, perché da Kiko c'era l'offerta che prendi 6 paghi 3. Sono andata con un'amica, lei ha preso 4 prodotti, io 2, perché ovviamente non mi serve troppa roba, però ecco, ho comprato 2 cosine, le ho pagate, cioè ho pagato soltanto una delle 2. Ho preso una cipria, come sapete è un periodo in cui mi piace molto fare la base, in cui i prodotti però che ho, vi dicevo, vi parlavo delle cipre nel video dei preferiti, insomma, a parte la Surreale di Neve Cosmetics, le altre le sto un po' odiando. Avevo sentito ottimi pareri su questa qui di Kiko, che è la Red Infusion, e questa è la colorazione 01, che è una di quelle nuove cipre, delle più nuove, per me nuove, che ormai da Kiko non ci compravo da secoli, perché secondo me è alzato un po' troppo i prezzi, ecco, però con questo tipo di offerte si può ancora acquistare, però sicuramente la qualità dei prodotti è migliorata, devo dire la verità. Comunque, che è questa cipria, delle nuove cipre che erano uscite un po' di anni fa, quella baked, non quella invece opacizzante, quindi questa qua è quella illuminante. E le caratteristiche che ha questo prodotto ben si, diciamo, collegavano con lo stile di make-up che mi sta piacendo in questo periodo, piuttosto che una cosa totalmente opaca, scegliere magari prodotti che facciano un viso, non dico lucido, ma un po' più luminoso. La sto testando anche lei da un po' di giorni e è quella che indosso oggi, l'effetto è bellissimo perché non è una delle polveri più sottili che io abbia mai provato, cioè la polvere è molto sottile, la cialda non è proprio setosissima, però è veramente dura questa cialda, quindi quando voi la prendete col pennello non spolvera per niente, non spolvera neanche sul viso, quindi da questo punto di vista mi è piaciuta tantissimo, e poi anche la confezione è molto bella e la proveremo. Diciamo che questa l'ho pagata, mentre proprio per l'offerta non ho pagato una matita per le labbra, che ho voluto prendere da abbinare al
al rossetto della MAC, al MER. Infatti in questo periodo sto cercando di migliorare anche l'applicazione del rossetto, perché la mia amica Lunella dell'università mi ha detto che non lo metto bene, ma devo farlo un pochino più grande perché sennò mi restringo troppo le labbra. Vabbè, fatto sta che mi serviva una matita nude, se ben poi si confaceva a quel rossetto, perfetto, anche perché è abbastanza My Lips But Better quel colore, quindi alla fine è una matita che posso riutilizzare sempre. Avevo la ballerina di neve, però quella è troppo fredda per me, invece questa qui sono riuscita a trovare questa che è della linea base, quindi quella a 4,95, non quella a 5,95 perché non c'era un colore così in quella linea, che era il numero 318, che sta benissimo veramente con il rossetto. Forse questa è leggermente più pescata di base, cioè un pochino più calda, però mi piace come fa virare il rossetto della MAC, perché lo rende ancora più simile alle mie labbra, quindi bello 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 bello. Anche questa è quella che ho utilizzato stamattina per contornare. Poi, ultimi acquisti, poi se riesco vi faccio vedere anche qualche novità che mi è arrivata, li ho fatti da OVS, sì. Li ho fatti da due OVS diversi, perché in realtà stavo cercando un prodotto della Physician Formula, che era il Butter Bronzer, ma non sono riuscita a trovarlo, quindi intanto ho acquistato altre cose, poi il Butter Bronzer, ci torneremo. Allora, ho visto i nuovi prodotti Essence, dei quali ho comprato alcune cosine. Prima però dei prodotti Essence vi mostro un prodottino della Wet n Wild che ho acquistato, che è un ombrettino singolo, hanno dei prezzi veramente contenutissimi. Ho deciso di prendere la colorazione Noisette e 25-2B un numero piccolo, che vedete è proprio piccolissimo questo ombretto, quindi anche comodissimo da portare, che ne so, nel beauty o in vacanza eccetera, che è un colore mauve, diciamo nocciola mauve, che va, andava tanto l'anno scorso, però a me piace tanto, anche questo lo indosso. Ho cercato di fare un trucco che tenesse tutti i prodotti che vi mostro in modo da farveli vedere anche indossati, non so se da laggiù si vede qualcosa, comunque lo indosso sugli occhi e mi piace tantissimo, è super pigmentato, quindi ottimo. Passiamo poi a qualche acquisto Essence. Allora, ho visto i nuovi ombretti della collezione, la Essence ha fatto praticamente questa linea sempre di ombretti mono che possono essere inseriti nelle loro palettine, che sono però a scatto. Sotto consiglio di una mia amica, che però è stata sicuramente più intelligente di me perché ho fatto un po' di casini, praticamente la mia Sara dell'università, vi parlo di tutte le mie amiche dell'università con cui passiamo la nostra vita a parlare di trucchi praticamente, mi ha consigliato effettivamente che gli ombretti potevano essere facilmente rimossi, dalle cialdine con cui vengono venduti e poi possono essere inseriti, vedete io li ho inseriti all'interno di una delle Liberty 6 di Nabla, perché appunto poi la cialdina è metallica e quindi col magnete della palette si tengono attaccate. E io ho acquistato due cialdine di Essence, ho preso sia un ombretto che è questo qui, che è nella colorazione, ora ve lo dico, ok, che è nella colorazione 08 Peach Party, che tutto è meno che pescato questo ombretto, ve lo farò vedere comunque da vicino. Il problema di questa linea è che l'OVS da cui l'ho comprati non aveva i tester, quindi l'ho preso un po' a scatola vuota, e questo qua effettivamente me lo aspettavo più bello, perché poi non, cioè è bello, però non è niente di che non avevo già in... all'interno della mia collezione. E poi invece ho preso un blush che è il 02 Cosy Rosy, che ho deciso di prendere sia per utilizzarlo come blush ma anche di utilizzarlo come ombretto nella piega, perché mi piace tantissimo la sfumatura calda, proprio rosata, nella piega dell'occhio. E poi ve la farò vedere, insomma, magari più avanti vi facciamo un po' di Get Ready With Me in cui vi faccio vedere come abbino questi colori carinissimi. Il blush è veramente molto bello, il problema è che per riuscire a fare la cosa che mi aveva consigliato di fare la mia amica l'ho un po' distrutti, ma voi non fateci caso. Sicuramente se avete una mano più ferma della mia, e poi fai pure il medico, vabbè, e non distruggerete niente. Infine, sempre di Essence, ho acquistato un rossetto e una matita per le labbra. Allora, il rossetto è della linea Matte 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 ed è il numero 02, che è super chiacchierato qui sul web, io non l'avevo ancora visto. È un rossetto sempre nude, sto in fissa con i nude in questo periodo, decisamente più freddo rispetto al rossetto di MAC. Bello, bellissimo, l'ho già indossato, mi piace stratanto sulle labbra perché comunque quando faccio dei trucchi abbastanza freddi ci sta molto bene.
perché comunque è molto confortevole, rimane matte, ma è sempre un matte da stick, non un matte da tinta labbra, quindi non è fastidioso sulle labbra, e per il pochissimo che costa veramente è un ottimo ottimo prodotto. Le luci dell'OVS mi hanno fatto sbagliare i colori di matita, perché mi sembrava fosse quella più giusta per il rossetto, poi arrivata a casa ho visto che è decisamente più scura del rossetto e decisamente più fredda, però diciamo che per fare una sfumatura oppure per far virare un po' il colore del rossetto verso il freddo, questa non ci sta male ed è una long lasting lip liner nella colorazione 07 Plum Cake, perché l'ho acquistata in realtà prima di quella Kiko e volevo una colorazione più tipo quella di Kiko, poi ho sbagliato, ho preso questa e mi sono presa pure quella di Kiko. La utilizzerò sicuramente perché comunque è un bel colore scuro che per altri rossetti ci sta abbastanza bene, però ecco, non pensate che è un colore color carne che si può mettere su tutto, no, ed è anche molto molto fredda, almeno su di me, poi quando metto una cosa fredda è proprio grigia, quindi perché penso di essere un po' più calda di sottotono, quindi non ci sta benissimo, però vabbè, insomma l'utilizzerò sicuramente con altri rossetti o con questo per fare tipo un effetto sfumato sulle labbra. Infine, super velocemente, vi parlo di alcune cosine che mi sono arrivate nell'ultimo periodo. Vi volevo far vedere velocementissimo che mi è arrivata una nuova collezione di Paolo Guatelli, collezione di edizione limitata, di cui fanno parte diversi prodotti. Io ho ricevuto un rossetto Bordeaux, due tinte per le labbra, queste qui sono fantastiche, sono veramente super pigmentate. Io che non amo tantissimo le tinte per le labbra, lo sapete, cioè i rossetti liquidi per le labbra perché mi asciugano tanto, questi ne vale la pena l'asciugatura perché poi dopo, cioè, durano a tutto, cioè, sono andata a mangiare il sushi e fantastico, erano quasi, quasi perfetto. E due Kajal ho ricevuto, anche un rossetto che però non ho preso, e due Kajal che sono una colorazione nera e una colorazione beige sbrillina. Vi lascio comunque il post sul blog che ho scritto riguardo questa collezione perché l'ho già testata e ho già scritto questo post sul blog sicuramente quando voi vedrete questo video, e quindi ve lo lascio qui sotto nell'info box in modo che le mie prime impressioni le possiate leggere lì. Nella pacchetto di Natale di Mediterranea era presente questo bronzer e lo sto utilizzando, bellissimo. Sto utilizzando 3 giorni che lo uso, ma mi piace tantissimo, mi ha conquistato. Ed è un Summer Glow Terra Solare Idratante nella colorazione chiaro, c'è scritto chiaro. E non vi acceco, e quindi lo sto utilizzando, è un new in nella mia collezione e mi sta strapiacendo perché comunque per l'inverno è ottimo. Infine, l'ultimo prodotto nuovo nella mia collezione make up è questo primer per il viso di Yves Rocher, che anche questo sto testando attentamente negli ultimi giorni, anche questo oggi lo indosso sotto il fondotinta di Essence, ed è un primer senza non comedogeno e non occlusivo per la pelle perché non ha ingredienti come siliconi, alcol e parabeni al suo interno, quindi non ha siliconi principalmente, che è il prodotto più occlusivo e più comedogeno. Secondo me per tutti i giorni può essere un ottimo primer. È molto luminoso, quindi lo sto provando, sto cercando di capire se andiamo d'accordo o meno, però il fondotinta che ci applicate sopra penso debba essere coprente perché altrimenti l'effetto sbrilluccichino, perché ha un po' di brillantini al suo interno e proprio dietro l'angolo. Ultimo nuovo arrivato, lui me lo stavo dimenticando, mi è arrivato proprio ieri da Octoly, ma quindi ancora non vi posso dire niente, però ve lo volevo mostrare. Si tratta del Glow Setter della Glam Glow, la marca che io tanto conoscevo per le maschere viso che però non ho mai provato, e questo è uno spray per il viso, guardate che confezione, spa! Al suo interno il cosiddetto Teoxy, che dovrebbe avere quindi un effetto benefico sulla pelle e allo stesso tempo essere opacizzante ma illuminante per il viso. Vediamo, devo ancora capirlo questo prodotto e vi farò sapere. Detto questo abbiamo concluso, vi ho fatto vedere proprio tutte le cosine acquisti e non new in nella mia collezione make up. Se un prodotto vi ha particolarmente interessato, scrivetemelo qui sotto che mi attivo per provarlo il più possibile e recensirvelo qui o sul blog appena possibile. Vi ricordo di andare a visitare il mio blog se non lo conoscete ancora, che è www.georgibop.com, dove cerco di essere attiva il più possibile e davvero do estro alla mia creatività sul blog, perché posso farvi vedere, posso fare foto più belle, scrivere di più, insomma, eccetera. E io vi mando un grande bacio, grazie per aver visto questo video e ciao ciao! Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi o attivate le notifiche qui sotto se ancora non l'avete fatto. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Grazie di aver visto il video, vi mando un bacio, ciao ragazze!